Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti. Dopo tante richieste, mi sono arrivati veramente tantissime richieste che volevate che continuassi lo Zeus su Arma e oggi riprendiamo con una nuova missione e qui con me c'è Redbox. Buonasera, buonasera a tutti quanti, ciao, ciao. E adesso dovrà partire per una missione suicida a livelli massimi. Sei pronto? Vedete, l'ho equipaggiato proprio con la merda. Ha proprio le cose... Del nulla, proprio partito male, sta partendo male, ma tranquillo, tu da soldato semplice ferito con... che sì. Sei stato morso da uno zombie sul braccio, farai carriera oggi. Ah, quindi tu mi stai guardando adesso? Sì, sì, ti sto guardando, io vedo tu. Guarda che hai sparato proprio dove ti stavo guardando, hai bucato il finestrino, se non fossi stato un fantasma Zeus mi avresti ucciso, eh? Comunque è arrivato l'obiettivo, dovrebbe esserti arrivato un obiettivo su schermo. Ecco che lui. Oh. Lo ricordo per chi non ha visto la scorsa serie. Sullo Zeus possiamo dare missioni in tempo reale ai giocatori di Arma. Ecco che gli è arrivato l'obiettivo. Posso fidarmi di entrare? Non è che sia una bomba. Ma è una macchina nuova, ragazzi. Ti regala la macchina lo Zeus. Quando in qua, oggi come oggi, uno ti regala una macchina. Non va lo bene, so. E tu fai bene. Anche domande. Va bene, dai. Dove e adesso ti spedisco in un punto, devi raggiungere questo punto. Vai. Sì, e infatti adesso mentre Redbox si muove io inizio ad abbellire questa casa un attimino. La metteremo qua dentro per abbellire un attimo il posto e sopra di essa adesso metterò qualcosa che non spoilererò a Redbox adesso. Mi hanno messo pure i documenti top secret, senza troppi dettagli, non è che stiamo creando la missione, il nuovo Call of Duty. Ok, posso salire vicino all'ufficiale? Vai, scendi dalla macchina. Ah, è tutta scendere. Pronta per te. Non me e la fottete, cosa facciamo? Raga, non me la fottete. E adesso dobbiamo dargli un piccolo briefing sulla situazione. Quindi lo Zeus può diventare un grande marionettista in questi casi. Buonasera. Benvenuto. Ti stavamo aspettando. Ah, davvero? Io, da come puoi vedere dai miei capelli bianchi, ci ho fatto la guerra. Proprio. Ci ho speso gli anni a far guerra. Sono invecchiato. La guerra è il mio campo di battaglia. La guerra è la mia. La guerra è il tuo campo di battaglia. Mi segua, amico fucigliere. Qui abbiamo per lei la missione. Prego, entra qui dentro. Ho trovato. Markov è in una base qui vicino. Dobbiamo trovarlo, ok. Allora, soldato, ti ho dato un binocolo e hai ricevuto le informazioni. Ci hai capito qualcosa? Devo andare a prendere Markov in una base qui vicina. Dobbiamo andare a prendere Markov. Obama mi ha detto lo voglio morto. Perché lui Obama. È il figlio. Sì, è il figlio illegittimo di Saddam Hussein, capito? È tornato! L'USA lo vuole morto. Noi siamo l'America e noi siamo degli assassini immatricolati. Abbiamo fatto fuori Kennedy e faremo fuori anche Obama. E faremo fuori anche Sabama. Sabama e tutti! Moriranno tutti! Putin e Shish the World! Andiamo! Rasputin! Che è ancora vivo in realtà! Ricordati! L'USA getta! Ok, allora, adesso dobbiamo. Adesso ti arriverà una missione. Tu intanto segui il tuo amico. La missione è questa: incontrate il cecchino. Qui ho messo un personaggio che tra poco il nostro Redbox incontrerà a breve. E quindi non ci resta che aspettare. Guardate intanto com'è bello appostato, pronto. Lui ha delle informazioni per loro. E quindi adesso queste informazioni dovranno essere svelate molto in fretta. Non stai più nella palla? Non stai più nella palla. Più nelle palle, ecco, stanno arrivando. Qua ci vuole la musica di Battlefield. Sì, il suo signor vecchio qua è ancora indietro. È anziano, poretto. Oh, che è sto qua? Oh. Amico nemico, okay. Signor. Missione completata. Adesso devo fare una cosa. Cecchino, buonasera. Mi hai spaventato, mamma mia. Maronne, che spavento. Cioè io stavo qua da mezz'ora, non ho mosso una foglia. Non ho mosso assolutamente una foglia. Ragazzi, aspettate. Wait a second. I'm a USA man. I'm from USA. I have discovered an enemy patrol near our positions. Near our positions. Signor, il vecchietto là sta facendo allenamento per caso. Guardi cosa sta facendo. Yes, sir. La guerra fa male, ragazzi. Non fate la guerra, fate l'amore. Durante la guerra ha imparato a farsi un tapiro. L'hanno fatto in casa. Che cazzo. Lui per allenarsi, no? Si mette sulle rocce e continua a correre all'infinito. Esatto. Super Mario style. It's a me, Mario! It's a me!
Quando allora, vuoi. Mi segua lentamente. Ho visto un gruppo di nemici. Non dobbiamo farci scoprire. È mission failed. Non voglio aspetta, sentire. Aspetta, aspetta, ci stiamo avvicinando. Sempre più vicino. Ok, ok. Adesso ti passerò. Usa il binocolo. Tira fuori il binocolo e guarda. Vedi in quella zona? La vedi quella pattuglia nemica? Ah, eccoli! Ho visto, Eccoli là. Il quartier generale ha spottato attraverso un satellite che i nostri amici hanno un ostaggio. Mannaggia, hanno un ostaggio. Anche lui è un vecchio veterano di guerra. Ma aspetta, è Terence Hill! È Terence Hill! È Don Matteo! È Don Matteo! No! Hanno Don Matteo in ostaggio, però è sotto. No! È sotto in borghese, non ha il vestito da prete. No. Ma che ci fa Don Matteo? Ma lui, ma sai Don Matteo, cioè, va in mezzo ai gangsta, alla mafia. Ah. E se lo trovi in mezzo alla guerra, cosa cave? Cioè, gli hanno rubato l'indimenticabile bicicletta. Aiuto. Porco cane. Posso, devo sparare? No, allora, missione importantissima, non distruggere la loro macchina, vi servirà, altrimenti missione fallita. Io non la, adesso non la ti darò neanche, gli obiettivi, quindi. Dovete neutralizzare le due target, ma assolutamente non uccidete Don Matteo. Don Matteo ci serve vivo. Ok, quindi vedo il rifleman, però qua sotto vedo un altro che continua ad andare avanti e indietro, me ne devo occupare o lo devo lasciare andare? Devi occupartene Red Block, Red Block, il tuo nome in codice è Red Block. Ok, perfetto, signor. Io mi sto avvicinando piano piano. Devo aspettare la pattuglia che ritorni. Sì, devi cercare di farli fuori. Sono soltanto in due. Io vedo quello là, dovrebbe essere. Eccolo, ok. Ok. Aspetta, io adesso. Aspetta. No! Ah, hai quasi colpito Don Matteo! Cosa stai facendo? No. Don Matteo sta scappando! Ok. Hai ucciso uno, grande! Ma c'è ancora uno, è rimasto in vita. Si sta chiedendo che diavolo sta succedendo. Dove diamine, porco zio? È vicino alla macchina, ti sta sparando. Oh, nasconditi, nasconditi. Dietro l'albero sarò al sicuro. Ah, ecco, ho visto il suo fuoco. È morto, signor. Ci sta sparando. No, non ti l'ho ucciso. Grandissimo, morto. Grandissimo. Don Matteo. Don Matteo, salvate Don Matteo. Don Matteo è scappato nel campo di grano. Don Matteo, torna qui. Don Matteo, cosa fai? Don Matteo, è un ordine dello Zeus. Torna qui, Don Matteo. Don Matteo. Don Matteo, si è messo. Ma che è successo? Aspetta, aspetta. Mendicante. Ok. Ma come Don Matteo fa il mendicante? Don Matteo è un mendicante di anime buone, no? Vende il paradiso. Don Matteo liked his rifle. Ah, bella lì, bella Don lì. Matteo Don Matteo è un bella lì. È caricata d'acqua santa. È caricata. Spara gli infedeli. Ok. Okay, no, zero in munizioni, infatti, perché un pacifista non zero munizioni. Ah, ok, posso salire ora? Adesso Don Matteo si mette qui dietro. Don Matteo, non si scherza con Don Matteo. No, aspetta di partire, prima di partire dovete aspettare, deve... Solid Snake deve entrare nella macchina. Ok, adesso mentre si organizzano i nostri amici, la nostra gang del bosco scalpestrata qua. Ok, ho preparato la tua nuova missione. Ho messo due guardie ad un cancello e dovrete insomma far fuori. Attenzione, però ci sarà un piccolo problema, ma non ti spoilerò nient'altro. Certo, signor. Da correre, diciamo ci sarà da correre. Perché? Guarda come cammina il cecchino. Sono un piccolo vermiciattolino. Sono un serpente. Ma mi vado a mangiare quel cadavere. Sì, ma che è successo? È sparito. È stato mangiato dagli alieni. Signor Don Matteo, lei sta alla patente. Lo vedi sulla mappa una certa roba che si chiama Campo Nomadi. Sì, Campo Nomadi, 364 metri. Però non sto guidando io, quindi non posso andarci. Ok, allora il vostro obiettivo tra poco sarà conquistare quel campo. Ok. Mi braccobaldo? Di Baraccobaldo o Baraccobalma? Baraccobalma. Ok, gli ho dato un obiettivo secondario: distruggere questo prototipo che abbiamo appena messo. Perfetto. Ok, eccolo. Sei attento a una tecnologia aliena avanzata, Redbox. Sono finiti. No, ce n'è un altro dentro il capanno. Vai, aspetta. No, sì, l'hai fatto fuori. E ora distruggi anche questa cosa. Carica davanti a te, falla esplodere. Questa cosa? Sparala, sì. Sta davanti a te, vedi l'obiettivo. Grande.
hai conquistato il campo nomadi, complimenti, avete visto? E qua per fare veloce possiamo anche costruire dei campi veloci, quindi andiamo su militari dei campi e magari nomadi. Facciamo camp. Ok, ce l'ho fatta, ho creato il campo che volevo e qui aspetta, dobbiamo nascondere una persona. Ho completato il campo dove ci sarà una persona molto importante di cui abbiamo parlato prima, ma adesso dobbiamo andare su moduli, mettere una nuova missione. E mi dispiace, anzi, mettiamo un'altra cosa. Perché mi dispiace? Perché non avrai tanto tempo per fare questa missione. No. Dovrei fare in fretta. No. Ok, Redbox, adesso tu hai 20 minuti per uccidere Markov che si trova lì e vuole scappare con il suo elicottero. Devi muoverti. Sento una macchina in lontananza. Questa macchina sta venendo proprio verso di noi. Ma merda, spara, spara, la macchina alla nostra destra. Alla nostra destra. Sì, stanno arrivando verso di noi, un artigliere, uguali identici. Io sto mirando. Oh, ma stanno... eccoli! Sparagli, sparagli, sparagli! Sparagli, Rambo! Grandissimo! Missione compluta! Compluta! Forse puoi uccidere Makarov prima che scappi! Corri! Corri, soldato Forest! Devo avere una visione più completa sul tutto. Ho già visto l'obiettivo! Ho già visto. L'obiettivo è da solo o si trova? Ho una strana sensazione! Assomiglia poi a Saddam Hussein, uguale. Da ho una strana sensazione. Non lo vedo più. Si sta spostando. Si sta spostando. Sta camminando in giro. È andato al piano di sotto. Markov forse vuole andarsene. Eccolo, Sta preparando i preparativi. Oh, John Lobalo! Cosa sta succedendo? Stai spaventando Markov. Sta correndo. Markov sta scappando verso il suo elicottero. Stai attento. No, non lo lascerò fare. Si sta guardando intorno. Sta sparando. Markov corre. Markov corre. Markov sta andando verso l'elicottero. Stai attento. Oh, non mi avrete mai, Komdar. No! Ce l'hai fatta. Ma le sue guardie adesso sono terroristi matricolati. No, Markov ha perso una gamba. Andiamo. Allora, dove cazzo sono i suoi soldati? Stanno tutti correndo. Stanno correndo verso l'elicottero. Cerca di andare subito a distruggerlo, ma mi sa che scappano. Vedi, hanno preso l'elicottero. L'hai fatto fuori? No, uno ha preso l'elicottero. Stavo colpendo l'engine. Cerca di colpirlo velocemente perché loro stanno... Sto ricaricando più veloce che posso. Uno è rimasto a terra, il ritardatario purtroppo. Ma gli altri stanno andando via. Makarov è morto, ma purtroppo mi sa che il vero Makarov era un finto Makarov. No. Il vero Makarov non era. È nell'elicottero il vero Makarov. No. No, se ne stanno andando. No, missione. Hai fallito la missione. No. Non hai ucciso Makarov. No. Questa missione è fallita. Non è vero. Makarov se ne sta andando. Ma cosa succede? Un problema al motore. Makarov è esploso. Makarov è caduto. Makarov. Mamma mia. Devo andare a confermare l'uccisione o mi fido? No, tranquillo, l'Intel ha già visto quel satellite. Quel satellite che zoom a 18.000 euro. Tutto per i satelliti non hanno uomini da mandare in azione, mandano uno disarmato con un fucile da cecchino per tirare giù un elicottero. Ma anche Rambo parte con i pugni e tu sei suo figlio. Ok, ma siccome ora hai risvegliato tutte le truppe nemiche nel raggio di tutta l'area, hai fatto un sacco di rumore, ci stanno preparando un sacco di soldati pronti ad uccidere, stanno spedendo camion, macchine, stanno arrivando macchine, camion, infanteri. Benissimo, adesso Markov andava a legite con questo nuovo quad nuovo di zecca, quindi tu prendilo e adesso dovrai... Ma cosa hai da ridere? Perché è un quad. Andava a legite col quad. Sì, Markov ogni tanto, anche lui alla guerra, insomma, lui è un tiranno di soldi. Portami nella locazione. Non vedi l'obiettivo, devi raggiungere un bunker qui. E dentro il bunker troverai una radio e qualcos'altro. Quindi... Stai attento, Redbox, che potresti far di nuovo la fine di questo scheletro. No, fidati. Devo guardare... Oh, cosa c'è là sotto? Posso guardare col binocolo? Dammi le coordinate del loro accampamento, veloce. 1-3-4-3-5-2-Y-26. Vedo... 1, 2, 3, 4, 5 uomini. Si stanno vendicando di Makarov, vedi? Dai, spostando, si stanno dando da fare. Sì, li vedo. Aspetta, Oddio, stanno per venire. Stanno per venire verso sopra la tua collina. Cercheremo di fare il più fretta possibile. Resisti, stai abbassato, tieni la testa in basso. Ma che succede? Adesso vedrai, ti stiamo per aiutare. Non preoccuparti. Mio Dio! Ma che cazzo hai buttato? Ho sentito un fischio. Oh mio... No. Guarda che robe! Ma che cazzo è... Cos'è? Boom!
Hai visto che è passato un elicottero? Sono... Oddio! Ah! Eccolo! Io vado. Ce l'abbiamo fatta, vittoria! Dato che hai liberato la zona, adesso arriverà un elicottero nella tua posizione a prenderti e a tirarti via di lì per l'ultima missione finale. Okay. Ma questa missione mi sa che la vedrai in un prossimo episodio. Quindi ragazzi, state vedendo, è bellissimo lo Zeus perché puoi creare missioni in tempo reale e il tuo limite è solo la fantasia. E adesso infatti ho un'altra bellissima missione in mente. Però... Sì, 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 ce l'ho sopra di me. Basta che non mi atterri in testa. No, no, non dovrebbero fare cagate. Basta che tu non ti metti sotto. No, figurati. Ok, perfetto, sono venuti a prenderti. Ma perché? Non lo so. Vai, siamo qui, siamo venuti a prenderti. Sali su, sali su. Allora, aspetta. No, ecco. aspetta. Ok. Ecco. vabbè. Ecco. Comparso Don Matteo. Che tremo per te. Portami via di qui. Quello era un terrorista sotto copertura, in realtà. Per quello l'ho ucciso. Quindi, ragazzi, per ora la missione finisce qui. Ma ne ho un'altra in mente molto carina che vedremo la prossima volta. Quindi, diciamo che la missione finirà qui. Aspetta, per farla finire in bellezza. Sì. No, no, per farla finire in bellezza, facciamo questo. GG, bella lì. Quindi ragazzi, spero che questa puntata di Zeus vi sia piaciuta. Nella prossima andremo a vedere una missione che c'entrerà con un ospedale dei terroristi. Okay. Spero che questa serie vi piaccia, magari vi farò più episodi. Lasciate un like perché è una serie che costa molto tempo ad entrambi, perché dobbiamo insomma scambiarci le camere, dato per farla venire bene. Le camere, ti do la mia e tu mi dai la tua. Okay, la cameretta, no? Esatto, sì. Ecco. E quindi noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ciao ragazzi. Guarda, una macchina. Normale, ho visto le spalle, certo. Oh, mi sono stanco. Ok, c'era una. Grandissimo, ti sei salvato la testa. Solo due erano? Oh, quello si è rialzato. No, è bellissimo. No, devi guardare.